Chi la maglia e il club ha onorato, mai verrà dimenticato. Spesso è la frase più ricorrente che i tifosi di calcio dedicano a un addio eccellente. La piazza si è divisa tra chi chiedeva l'esonero di Bruno Trocini per la magra dei risultati nelle ultime 9 giornate di campionato e chi sosteneva avesse solo lui le chiavi per tirarsi fuori dal momento delicato, avendo il controllo dello spogliatoio da 2 anni e 3 mesi e avendo confermato in estate gran parte della rosa che già lo scorso anno, sotto le sue dipendenze, si era tolta grandi soddisfazioni. Una settimana fa esatta, la fine dell'avventura del tecnico calabrese e del suo staff nella città degli imperiali. Trocini, in periodo di lockdown, votato dai tifosi sui social come miglior allenatore della storia in C della Virtus, a Francavilla era diventato uno di casa. 863 giorni sulla panchina biancazzurra, quasi un'eternità considerando il calcio moderno. Indimenticabili alcune imprese sul campo, dal clamoroso e roboante 4-0 rifilato a Catanzaro di Auteri nel febbraio 2020, alla vittoria casalinga nel girone d'andata della scorsa stagione contro il Bari di Cornacchini, e poi quel 2-1 di Reggio Calabria contro la Regina che alla fine vinse il campionato, i successi contro Catania e Juve Stabia, quel 4-1 al Trapani, la rincorsa incredibile nella stagione 2018-2019 quando rilevò da Zavettieri una squadra in crisi di identità, 2 playoff e una precisa idea di gioco. Questa volta i numerosi infortuni e qualche episodio sfortunato lo hanno punito più del dovuto. Via anche Mariano Fernandez, uno che negli ultimi anni ha regalato al popolo biancazzurro rose forti e competitive, con giovani dal futuro assicurato come Cassorani, Costa, Sparandeo, Gallo, oggi protagonista in B con il Lecce, e Vasquez, voluto fortemente, strappato alla folta concorrenza. E per onestà intellettuale bisogna anche ricordare come tutti la scorsa estate erano convinti e favorevoli alla conferma in blocco della rosa dell'anno precedente. La Virtus Francavilla, grazie anche agli sforzi economici del presidente Magri, c'era riuscita alla grande. Basterebbe ricordare la porta sbattuta in faccia al Catanzaro per Caporale e Perez, un direttore sportivo competente e anche lui, come Trocini, uno diventato di casa. Serviva una scossa, è arrivata, e il primo risultato dell'era Colombo-Antonazzo fa ben sperare. I bilanci, come detto da Magri, si faranno alla fine. Intanto Francavilla ringrazia chi ha scritto pagine di storia con un pennarello indelebile e volta pagina guardando con fiducia al futuro, anche grazie al lavoro di Trocini e Fernandez. Buonasera e ben ritrovati con Passione Biancazzurra, l'unico format interamente dedicato alla Virtus Francavilla, e ci sembrava anche doveroso iniziare con una clip di ringraziamento, anche perché è stato un qualcosa che nell'ultima settimana ha stravolto un po' il modo di vivere in casa Virtus Francavilla con il cambio allenatore a cui non siamo mai abituati con il presidente Antonio Magri. Serviva una scossa, è arrivata anche grazie alla vittoria di Teramo. Parleremo di questo e di tanto altro nel corso di questa puntata, non prima però di aver presentato i miei ospiti di serata. Parto con chi è in studio, ovvero Stefano Di Bella. Buonasera Stefano. Buonasera Dennis, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E in collegamento Skype invece abbiamo il capitano e difensore della Virtus Francavilla, Daniele Marino. Buonasera. Innanzitutto Daniele, sono molto contento, e tu lo sai, di averti come ospite a Passione Biancazzurra. Credo sia la prima volta da quando ho iniziato e sono contento, ecco, innanzitutto di vederti sorridente, di averti visto in campo di recente. I problemi sono ormai alle spalle. Grazie a Dio, sì. Tanto grazie per l'invito, è stato un piacere per me e sono felicissimo di essere tornato e di poter dare una mano ai miei compagni. Ecco Daniele, partiamo proprio dal recente passato. Abbiamo visto la clip, no, su Trocini e Fernandez. Sono due persone che comunque hanno lasciato bei ricordi, hanno lasciato il segno a Francavilla. Sì, sicuramente abbiamo passato 3 anni bellissimi. Abbiamo fatto vittorie storiche importanti in campi di Serie A. E il dispiacere c'è perché dopo 3 anni una persona comunque si affeziona, anche loro si sono affezionati un po' all'ambiente. Qui a Francavilla si sta benissimo e purtroppo quando i risultati non vengono sappiamo tutti che chi paga è sempre l'allenatore. Sì. A noi dispiace. Sì, tra le altre cose nella scorsa stagione io ricordo che lui ha avuto una marea di elogi per te, credo non se lo aspettasse forse nemmeno lui, no? Che metterti lì in prima linea a impostare il gioco ha cambiato completamente faccia la Virtus Francavilla.
Sì, guarda, scusate, Sì, che vai, vai. purtroppo col telefono sono molto pratico. Sì, allora, primo anno quando arrivò lui ci trovavamo a giocare a Brindisi e probabilmente il campo non gli ispirava tanta fiducia al mister mettermi lì perché non si riusciva a fare due passaggi e spesso mi alternavo. Mentre l'anno scorso, nonostante sia passato dalla panchina al campo, devo dire che il mister mi ha dato grossa fiducia e anche in determinate condizioni fisiche, perché verso la fine già ho iniziato ad avere dei problemi al ginocchio, mi ha sempre schierato con grossa fiducia e non posso fare altro che ringraziarlo. E niente, abbiamo fatto un grande campionato, ponevamo il nostro gioco dappertutto, era anche bello giocare e ci divertivamo molto. Stefano, ci siamo inevitabilmente anche affezionati noi, no? Che la Virtus la raccontiamo quotidianamente. Io non lo nascondo, quando ho mandato un messaggio di saluti al mister, ho detto vuoi o non vuoi, in questa famiglia un po' allargata ci siamo entrati anche noi, perché noi raccontiamo ogni giorno, ogni momento, e quindi dispiace anche per quello dal lato umano. Sì, certamente dispiace molto dal lato umano, anche dal punto di vista professionale, perché come ha sottolineato anche Daniele, poi solitamente paga sempre l'allenatore, però le responsabilità sono da condividere, no? Anche con Sì, la squadra, i assolutamente. giocatori anche sono lì e dovrebbero prendersi le proprie responsabilità. Certo che quella di mandar via l'allenatore è la scelta più rapida e immediata che puoi fare, non puoi in questo punto della stagione rescindere i contratti con tutti, insomma, ecco, una cosa che non si può fare. Dispiace molto perché con Trocini, anche dal punto di vista professionale, c'è sempre stato un bel rapporto sincero e onesto e soprattutto di rispetto dal punto di vista professionale del lavoro che facciamo, cosa che purtroppo non tutti i suoi colleghi a volte riescono a garantirci. Poi credo. Ne abbiamo visti un paio Sì, ne abbiamo visto un quest'anno. paio anche nella nostra regione. E diciamo che credo che purtroppo, al di là di questo esonero, alla fine di questa stagione comunque si sarebbe chiuso il ciclo di Trocini col Francavilla. Come hai sottolineato anche tu nella copertina, è stato tanto tempo qui. Credo che anche nei calciatori avessero ormai, non dico finito le motivazioni, però serviva purtroppo uno scossone di questo tipo. Credo che comunque a fine stagione si sarebbero fatte delle valutazioni di questo tipo, magari con più calma. E ovviamente però le esigenze di classifica hanno portato a prendere questa decisione, a mio avviso, in maniera così rapida. Sì, a breve chiudiamo l'argomento, mi sembrava però Sì. giusto e doveroso. Ecco, Daniele, volevo chiederti a tal proposito, secondo te nello spogliatoio, tu che lo vivi e che ne vivi tanti, si era un po', diciamo, appiattita la situazione, nel senso, questi risultati che stentavano ad arrivare, era diventata quasi un'abitudine, credi sia stato quello il motivo che ha scelto il presidente a cambiare? E soprattutto, quando si cambia allenatore, da dove si riparte? Dall'ABC, dalla fiducia ai giocatori, dal modulo vecchio? Allora, secondo me il fatto di aver cambiato è perché il presidente ha ritenuto, secondo me, opportuno dare una scossa, perché quando non vinci da 9 partite diventa problematica la situazione. E sicuramente non è stata colpa del mister, perché in campo ci andiamo noi e quindi la responsabilità vanno divise e mi dispiace molto ancora. Quando arriva un altro allenatore, secondo me tutti quanti danno qualcosa in più per far vedere, no? Perché poi 11 vanno in campo e ti esce fuori anche quell'orgoglio che magari prima non ci avevi. Quindi per forza di cose devi dare qualcosa in più e già si è visto domenica scorsa con la vittoria. Perché forse fai quel metro in più, fai quella corsa in più per il compagno, quando invece prima non si sa il motivo, ma eravamo bloccati. Forse la tanta voglia di vincere, di portare a casa il risultato, ci faceva fare delle cose sbagliate.
Sì, assolutamente sì. Stefano, tra le altre cose, ricollegandoci anche a quella che era stata la clip, perché abbiamo parlato di Trocini, ma è andato via anche un direttore sportivo, secondo me, molto competente, e lo abbiamo visto nel corso di questi anni. E non bisogna anche dimenticarsi che la scorsa estate, quando il club ha deciso di confermare in blocco una rosa, era quella che lo scorso anno aveva fatto contenti tutti. E quindi quando, al di là di poi di qualche singolo, ad esempio la cessione di Perez, alla fine erano tutti giocatori più o meno dello scorso anno, quindi non si può passare dall'essere un bravo direttore sportivo a un direttore sportivo incompetente, e che non è assolutamente questo Mariano No, Fernandez. no, assolutamente. Credo che ci siano state, sia arrivato in un punto della stagione, come ha detto anche Daniele, dove non si sa per quale motivo ci si è un po' appiattiti, no? Credo che serviva una scossa di questo tipo. Forse questa rosa in questo campionato non è stata proprio indovinata, perché si sapeva sarebbe stato un campionato molto difficile, grezzo, ecco, forse credo che sia l'aggettivo migliore. Quindi forse un po' troppi giovani rispetto a quello che è il campionato, comunque molto difficile e competitivo. Questo non significa che la Virtus non abbia dei calciatori di valore, anzi, io sono, mol vedo molto bene certi calciatori, vedo Castorani, Carella, vedo, cioè, secondo me sono dei ragazzi che hanno dei margini di miglioramento enormi, ma alcuni di questi, non ho fatto due nomi giusto per farli, giusto per dirne alcuni, magari non sono totalmente pronti per fare un campionato di Serie C tutte le partite, no? Quindi diciamo che forse è un po' prematura, cioè, certi calciatori erano un po' prematuri per questo tipo di campionato, quando serviva forse un po' più di esperienza per un campionato così cattivo e grezzo come si è rivelato. Sì, anche se poi dobbiamo fare i conti anche con i tanti infortuni che ci sono Sì, vabbè, stati. quello Ad esempio, sicuramente. lo stesso Daniele probabilmente avrebbe dato quel pacchetto difensivo che lo scorso anno ha fatto vedere grandi cose. Chiudiamo l'argomento Trocini-Fernandez, ci concentriamo sul presente. Daniele, a Teramo, una bella partita dalla Virtus. Sì, i ragazzi hanno fatto una grande prestazione sia a livello mentale, perché non era facile giocare su quel campo che venivano dalla partita precedente dove hanno preso 4 gol, e anche a livello tecnico, perché era una squadra molto forte, molto veloce, però abbiamo preparato benissimo la partita. Un pizzico di fortuna che ci vuole sempre sulla deviazione, però abbiamo difeso il risultato con le unghie e con i denti, e credo che sia anche meritato. Eh sì, la fortuna aiuta gli audaci, che è un po' quello anche che ha sottolineato Sì, Ciccone, sì, non sì. è, nel post-gara. Quando tiri più volte, magari c'è la possibilità di trovare una deviazione. Giusto, E sì. allora, esatto, e allora ci andiamo a vedere adesso gli highlights della partita, così poi torniamo in studio e continuiamo con la nostra analisi. Alla prima apparizione in panchina con la Virtus Francavilla, Mister Colombo si affida al solito 3-5-2, salvo optare per qualche piccola modifica con Delvino esterno di centrocampo e Giannotti reinventato mezzala assieme a Mastropietro. In avanti, spazio invece alla coppia Ciccone-Vasquez. Un primo tempo dedicato principalmente allo studio da entrambe le formazioni, che si limita a non sbilanciarsi troppo. Il primo guizzo del Francavilla arriva al 13esimo, quando Caporale prova una conclusione dal limite dell'area, troppo docile e facile per le braccia di Lewandowski. La risposta del Teramo arriva al 19esimo con la velenosa conclusione di Santoro, dove Costa è bravo a respingere. Il Teramo però inizia a pressare con insistenza e 10 minuti dopo Bombaggi trova Mungo con un bel filtrante. Sulla conclusione, bravo Costa a respingere con i piedi, evitando il gol del vantaggio. Succede tutto nel secondo tempo, però, quando dopo appena 3 minuti Ciccone esce il coniglio dal cilindro e trova un gol fantastico col mancino, che grazie anche ad una deviazione batte l'incolpevole Lewandowski per il gol che vale l'1-0. Qualche minuto dopo arriva l'inaspettato infortunio del direttore di gara, che ha problemi ad un polpaccio e non ce la fa. Al suo posto entra Giaccaglia, il quarto ufficiale, e il match riprende dopo oltre 7 minuti di attesa. Al minuto numero 81 il Teramo è pericolosissimo con una conclusione di Pinzauti, che termina di poco alta sopra l'incrocio dei pali. Inutili però le offensive dei biancorossi, che ci provano in tutti i modi anche nei ben 11 minuti di recupero. Finisce così al Bonolis, la Virtus Francavilla torna alla vittoria grazie al gol di Ciccone. Buona la prima per Mister Colombo, che conquista 3 punti fondamentali in chiave salvezza. La prima panchina biancazzurra.
Beh, Daniele, questo abbraccio finale credo che la vittoria è più che per la classifica, assolutamente, ma vale soprattutto per l'umore. 3 punti, forse vale il doppio, 6 punti. Sì, c'hai perfettamente ragione. È stato un grido liberatorio, perché per 9 partite non vincere è stato pesante, è stato molto pesante. I ragazzi se lo meritavano, perché altre partite meritavamo di vincere e poi invece un tiro, un rimpallo e perdevamo la partita. Quello, diciamo, è stato il simbolo della situazione che stavamo vivendo. Oggi siete tornati ad allenarvi, anzi ieri siete tornati ad allenarvi, hai visto qualche sorriso in più? Sì, assolutamente, anche perché siamo una squadra abbastanza giovane e anche allegra. Ci sono dei personaggi parecchio fastidiosi. Vabbè, guarda, nella quando squadra. Fai così, quando fate così, poi me le tirate. Adesso vogliamo i nomi, però, C'è Ciccone che è numero uno, per esempio. È un personaggio che è impensabile. Eh sì, infatti non questa è un'esclusiva, questa no, è un'esclusiva perché non lo pensavamo. Che cosa ti ha detto Ciccone appena arrivato? No, all'inizio non si sentiva neanche la voce. Piano piano invece abbiamo scoperto che è veramente un rompiscatole. Lui e Giannotti insieme ti distruggono. Allora, adesso, grazie alla regia di Rocco Gagliandro e Michele Marchitelli, vediamo una grafica e vediamo i prossimi impegni della Virtus Francavilla. Daniele, ti chiedo in quest'ottica se la salvezza è un pochino più vicina, oggi che tra l'altro ha perso pure il Potenza. Io penso che la salvezza sia più vicina, ma dipende sempre da noi. Abbiamo adesso l'Avellino, che è una partita difficilissima, ma sappiamo che le partite fondamentali saranno dopo la Gavese, Misceglia e Viterbese. Lì ci giocheremo tutto e credo che potremmo fare un bel rush finale. Sì, a breve manderemo anche la grafica con le prossime partite. Mi dicono che Ciccone li fa bruttini i gol, Stefano. Sì, li fa bruttini i gol. No, io volevo dire un'altra cosa a Daniele. Daniele, sì. Siete consapevoli del fatto che contro l'Avellino potreste ammazzare definitivamente quelli che sono i sogni della promozione diretta per la squadra campana, no? Con un risultato positivo dei biancazzurri, e contribuire, per così dire, alla promozione diretta della Ternana? Ma io penso che la Ternana ormai l'abbia vinto, cioè, non credo che riusciranno più a prenderla. Più che altro, se dovessimo fare il risultato, sarà per noi, perché anche se si porta via anche un punto, secondo me è ottimo, perché quelli dietro adesso stanno facendo fatica, si scontreranno anche tra di loro e dobbiamo dare anche continuità, secondo me, alla vittoria fatta domenica. Sì, anche perché in questo momento sono 6 punti di differenza dalla zona rossa e poi mi viene da pensare, insomma, forse nemmeno il più grande ottimista avrebbe immaginato una partenza del genere a Teramo. Uscirsene con 4 punti in 2 partite non sarebbe niente male, Stefano. No, assolutamente non sarebbe niente male. E poi potrebbe tenere, so di essere un incredibile ottimista, potrebbe tenere accesa quella fiammella che si chiama sogno playoff. Io credo, essendo guai a pronunciarla adesso, altrimenti... no, per carità. Io, essendo quanto più oggettivo possibile, credo che purtroppo quel blocco lì di quelle 10 che stanno attualmente nelle prime 10, appunto, sarà quello poi. Però comunque, cioè, sognare non costa nulla, no Daniele? Sì, assolutamente. Il calcio è strano. Scusate, ma purtroppo col telefono... Anche il telefono un po' è strano ogni tanto. Sì, il mio sì. Daniele, a te è consentito tutto, guarda. Ci siamo... No, perché col telefono non so... Ogni tanto mi chiamo, non so più come fare per toglierlo. Non è che Ciccone, no? Che sta facendo lo scherzo. No. No, guarda, dopo la vittoria dell'anno scorso a Reggio, dove nessuno ha mai vinto, noi siamo andati lì a vincere, sinceramente non mi stupirei più di niente, anche... andare lì ad Avellino a vincere non è che ci mette paura, quindi secondo me un pensierino io lo faccio sempre, perché nel calcio tutto può succedere. Anche perché l'anno scorso con Marino Mediano, se non erro, la Virtus ha vinto ad Avellino e anche col Bari in casa. Sì, è vero. Questa è un'indicazione la di prima formazione col Bari.
Questo è No, l'indicazione. no, 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 Questo è assolutamente, un cioè Mimmo messaggio al sta mister facendo che sicuramente ci benissimo. starà guardando, se sei No, no, scaramantico. no, il mister A livello di Mimmo sta tattica, facendo benissimo, Danilo, a sì. livello di tattica, no? Sì. Con Giannotti a destra, credo, scusami, con Delvino a destra e Giannotti mezzala, credo sia stata una, non una geniale intuizione, ma è stata una bella intuizione per contenere forze sulla destra e avere un pochino più di equilibrio dietro. Guarda, Denis, questa domanda dovresti farla al mister. Io purtroppo non so le idee, però ha portato risultato. Quindi quando ti porta risultato si ha sempre ragione. Quindi va benissimo così. Quindi ha ragione Colombo. Tu come Ha l'hai vista? ragione il mister. Tu come l'hai vista, Stefano? No, io l'ho vista così. Io credo che lui non voglia, cioè no, non voglia, insomma, non sia propriamente un amante del 3-5-2, però non ha voluto cambiare il modulo perché è consapevole del fatto che non puoi azzardare così tanto, no? In una squadra appena arrivi dopo un giorno, 2 giorni di allenamento, insomma. Però, come ho detto anche allo stesso Colombo nel post-gara, quelli sono numerini che ci facciamo noi, cioè che dobbiamo metterli sul giornale, mettere le probabili formazioni. Però poi di fatto in fase di non possesso Delvino era un quarto difensore, era un terzino, cioè scendeva molto. Poi anche un po' per indole da difensore, spesso si trovava nella propria metà campo, credo che ovviamente la fase offensiva debba ancora studiare un po' per poterla fare a dovere, anche se il piede è educato comunque. Però diciamo che è un 3-5-2 che in fase di non possesso diventa un 4-4-2 barra 4-3-1-2. Vabbè, quindi diciamo vuoi soffiare il posto a Mister Colombo? No, Mister assolutamente. Colombo a cui è dedicata la prossima scheda. Si è presentato in punta di piedi 7 giorni fa, proprio a quest'ora, la prima chiacchierata a telefono con il presidente Magri, una mezz'oretta per loro stessa missione. Le faccio sapere le ultime parole del tecnico prima di chiudere il telefono, il tempo di premere sulla cornetta rossa e di mandare un messaggio. Accetto, mi metto in macchina e vengo. È andata pressappoco così, mercoledì scorso, un contatto che ha portato Colombo a un viaggio lungo ore per essere a Francavilla giovedì mattina, 10 minuti senza parlare dell'aspetto economico, perché in questi casi le ambizioni contano più di tutto e la firma sul contratto, perché di chiamate, ve lo assicuriamo, al presidente Magri, al vicepresidente Donatiello, ne sono arrivate non poche, proposte da tecnici, direttori sportivi, come avvoltoi pronti a cogliere l'occasione, con tutto rispetto parlando, chi non lo farebbe? E Colombo non si è neppure scomodato, la chiamata l'ha ricevuta. Come fai allora a dire di no? L'arrivo in sede, le prime foto e l'intervista in esclusiva proprio ai nostri microfoni. Tutte le esperienze lasceranno qualcosa nel nostro bagaglio, nei nostri ricordi e faremo di tutto perché questi ricordi fra un po' di tempo siano estremamente positivi. Pronti e via, partenza col botto, 3 punti e il coraggio di non prendersi i meriti, nonostante qualcosina sia cambiata, vedere la posizione di Delvino e Giannotti, elegante nel modo di fare e porsi, lo abbiamo notato da subito nella nostra prima chiacchierata e poi nella conferenza stampa di presentazione, la prima volta al sud, tema dribblato in conferenza stampa con una battuta, ho allenato il sud. Tirol, un po' come un non sono un pirla di Mourinho alla prima conferenza stampa in Italia, stile British, ma l'impressione è che ci metterà poco a sentirsi subito a proprio agio in una realtà come quella della Virtus, piazza appetibile e appetita da tutti, perdetta dello stesso 47 nel Lombardo, l'avventura è appena iniziata, ma Colombo ha già lasciato il segno con umiltà, signorilità e idee, e allora, in bocca al lupo! Che impressione ti ha fatto e vi ha fatto a livello di squadra, Mister Colombo, che ci sembra una persona molto equilibrata, no? Almeno così è sembrata nelle prime volte in cui l'abbiamo visto. Sì, una persona molto umile, molto preparata e soprattutto ci ha dato quante più informazioni possibili sull'avversario per metterci nelle migliori condizioni di giocare. E devo fargli complimenti perché è veramente una persona preparata. E tra le altre cose, Stefano, non è da tutti attribuire anche i meriti, no, della vittoria, perché lui ha detto non ho la bacchetta magica, in 2 giorni non si può pensare di aver. La sua mano si è vista, questa senza ombra di dubbio, ma non tutti gli allenatori sono, insomma, così. No, poteva anche, diciamo, avrebbe potuto anche evitare, no, di dare il giusto merito a chi lo Esatto, ha l'ha preceduto. volutamente rimarcato Invece l'ha forse. volutamente rimarcato, lo ha fatto nella conferenza stampa di presentazione, lo ha fatto a microfoni spenti prima che gli realizzassimo l'intervista e l'ha ribadito anche
a telecamere accese. Questo è sicuramente, insomma, chapeau a Mister Colombo, che comunque è una persona molto umile da queste prime battute. Stiamo imparando anche noi a conoscerlo, però insomma l'impressione sembra veramente delle migliori. Direttore generale invece Antonazzo, Daniele, tu sei da anni ormai alla Virtus Francavilla e anche Antonazzo lavora con i giovani da tempo. Che persona è? Che non so se tu lo conoscevi, penso di sì, perché mi ha detto di aver vissuto la prima squadra anche quotidianamente. Sì, lo vedevamo spesso al campo, poi ci ho giocato anche contro qualche anno fa. È una persona straordinaria e io ci ho avuto sempre un bellissimo rapporto. Mi dispiace per il direttore Fernandez perché era pure lui una persona preparata in gamba. Quindi io mi sono trovato bene con entrambi, Sì, quindi sì, sono sì, sì, felice sì. adesso che Angelo abbia avuto questo nuovo ruolo. Quindi dobbiamo aspettarci anche qualche giovane interessante che fa il salto in prima squadra. Se c'è qualcuno che magari hai visto, ad esempio, vediamo spesso convocato anche Magnavita, no? Ecco, se c'è qualche giovane che secondo te può fare il salto e dei giovani invece di prima squadra, se c'è qualcuno che ti ha colpito in particolare in allenamento, ad esempio. Trocini ci ha sempre detto di Adorante che uno così pronto, dopo un settore giovanile non l'aveva mai visto. Sì, il mister c'ha ragione, Andrea è un animale da campo, non si risparmia mai, è un professionista serio, forte. Dei nostri giovani penso che Carella sia il numero uno, mi piace molto come lavora, l'atteggiamento che ha, mai una parola, si impegna. Io credo che lui tra qualche anno possa fare un bel salto se continua ad allenarsi col massimo impegno e serietà. Sì, è vero, è vero. Si vede molto una persona molto decisa, Carella. A proposito di giovani, c'è stato un passaggio che mi ha particolarmente colpito nella conferenza stampa di presentazione di Mister Colombo, le parole del presidente Antonio Magri. Ascoltiamo Stancio. in questa scheda. Solo una cosa voglio dire, perché mi sembra ingenerosa, forse perché non si hanno tutte le conoscenze del caso, ecco, ho sentito parlare di un budget risicato, un budget inferiore, assolutamente non è vero. Il fatto che abbiamo costruito una squadra giovane, forse anche troppo giovane, non significa che il budget è inferiore, anzi, ci sono i numeri che parlano del report, l'ultimo report ci è stato inviato qualche settimana fa dalla Lega Pro. Noi siamo la decima squadra del girone C. A livello di budget, a livello di monte ingaggio giocatori, quindi vuol dire che ci sono altre 9 squadre che hanno speso meno di noi, compreso il Foggia che mercoledì è venuto a vincere a Francavilla. Quindi la società ha sempre fatto il suo negli anni e continuerà a farlo. E allora ci sono due aspetti, un discorso che mi sembra molto chiaro e soprattutto una rassicurazione anche in chiave futura, detto che continuerà sempre a farlo. Sì, è un giusto chiarimento quello che ha fatto il presidente, perché il fatto di avere una squadra giovane, come ha sottolineato anche Magri, non vuol dire che non si spendano comunque dei soldi. Diciamo che Magri è sempre stata una persona molto attenta a non fare il passo più lungo della gamba. E su questo bisogna dare merito, perché quante squadre ci sono che fanno contratti magari faraonici e poi non arrivano a fine stagione oppure la stagione dopo sono fallite. O Purtroppo. quante squadre per il minutaggio, vediamo il campionato scorso, retrocedono poi per fare il Sì, minutaggio. retrocedono a fare il minutaggio. Insomma, abbiamo visto purtroppo di questi esempi ce ne sono tantissimi. Credo che non sia un discorso da prendere così tanto in considerazione in merito ai risultati della Virtus in questa stagione, perché. È una stagione è una stagione a sé questa, è difficile per via del Covid, completamente Senza tifosi diversa. Ecco, soprattutto. sì, come, senza scusami, tifosi. senza tifosi, sì, Senza senza tifosi. tifosi. Non è neanche quella spinta. Io non vedo tanto il lato del botteghino dei tifosi, vedo proprio il valore aggiunto che ti possono dare anche in campo, no? Perché Assolutamente. io il discorso dei botteghini lo comprendo. In Serie C fino a un certo punto, nel senso che
Quando non hai uno stadio di 60-80 mila persone che dici il botteghino ti può fare la differenza dal punto di vista economico, certo, anche quello ha influito nelle casse delle società, però credo che il vero danno sia proprio dal punto di vista del gioco delle partite. È stata una stagione comunque strana, anche il fatto di non avere tante squadre che non hanno giocato, partite da recuperare, poi arrivi magari che il campionato è finito, ci sono delle partite da recuperare. Squadre che invece non hanno nulla da dire, quindi magari non dico che non onorano il match, ma comunque non hanno le motivazioni giuste per poterlo fare. È un campionato falsato sotto questo punto di vista, però si era consapevoli di questo sin dall'inizio della stagione. E quindi diciamo che le motivazioni economiche di budget arrivano fino a un certo punto. Allora, io avevo una domanda in scaletta da porre proprio a Daniele qualche istante fa, però ne abbiamo parlato. Allora, ti chiedo subito, Daniele, quanto ne avete risentito voi, giocatori dei tifosi? E soprattutto, se credi sia vero la questione che in casa la Virtus quest'anno ha fatto più fatica, ma statisticamente in casa le squadre che gli anni passati facevano più punti, quest'anno hanno faticato di più. Credi abbia inciso questo fattore dei tifosi? Io credo di sì, io credo di sì perché i tifosi sono l'anima del calcio, no? Soprattutto a Francavilla, che io ho avuto la fortuna di giocare da qualche anno e posso dire che l'anno scorso contro il Bari ci hanno dato una spinta che era enorme. Magari anche nei momenti difficili dove stai perdendo ti fanno dare quel qualcosa in più per recuperarla. O nelle partite che non riesci a sbloccare o altro, vedi un angolo, ne fai un altro, l'incitamento. Poi ci sono giocatori che col pubblico danno anche quel qualcosa in più. E secondo me ha inciso molto quest'anno nella nostra stagione, oltre agli infortuni, secondo me. Sì, un esempio è stato secondo me anche il match contro la Paganese, finito 0-0, ci fossero stati i tifosi, quella sarebbe stata da 3 punti. Adesso vediamo proprio una clip dedicata a Daniele Marino. Nome e cognome, Daniele Marino per tutti, il capitano, l'Highlander e baluardo della Virtus Francavilla, che nella gestione Trocini si è riscoperto a distanza di anni anche playmaker, 32 anni, ma per voglia di fare in campo e modo di relazionarsi con i compagni, semplicemente un fratello maggiore, occhi e piedi da calciatore vero, lui che ha militato nella primavera dell'Inter, ha lottato a lungo dalla scorsa estate per un infortunio al ginocchio, ora che i problemi sembrano definitivamente essere alle spalle, vuole riprendersi il proprio posto nel cuore della difesa. Terza stagione con la maglia biancazzurra, ma a Francavilla Marino sembra essere arrivato una vita fa. La scorsa, la sua migliore annata alla Virtus, forse la più bella degli ultimi anni della sua carriera, sempre nel vivo del gioco con Trocini in difesa e all'occorrenza da mediano contro Bari e Avellino, ad esempio, da centrocampista centrale aiuta i compagni a centrare. Due gloriose salvezze. Quest'anno esordito solo inizio mese contro la Casertana, qualche sbavatura, ma cosa si può chiedere a chi viene gettato nella mischia senza mettere i minuti nelle gambe per quasi un anno. Poi Colombo lo ha schierato nel finale a Teramo per difendere ulteriormente un risultato che poteva e ha significato tanto per la Virtus. Ma d'ora in avanti Marino c'è, ci sarà, il momento nero alle spalle e lui con la sua solita personalità è pronto a prendere per mano la squadra da leader, da veterano. E allora, bentornato, capitano. Tra l'altro notavo una bella maglietta verde della Virtus Francavilla, è bentornato quindi capitano che, come ci Una bella hai detto... maglietta che Daniele ha detto di averne due a casa che ci deve dare. Questo credo di averlo letto nel suo pensiero, adesso non lo so. Ok, questa è un'altra esclusiva di serata. Sì, sì, No, a sì, sì. parte tutto sei al 100% Daniele per questo rush finale, no? Ho già da un mesetto e mezzo che stavo bene, mi servivano dei minuti nelle gambe. Ho fatto purtroppo quel primo tempo lì a Caserta dove non ha funzionato nulla. Però adesso, grazie agli allenamenti, alla squadra, sono ritornato al 100%. Il mister mi ha dato fiducia anche domenica e sono felice di aver fatto quei 15 minuti bene. Quindi sei d'accordo con me nel dire che è stata un po' azzardata la scelta di schierarti in campo dopo tanto tempo, no? Voglio dire, gli errori ci sono stati, ma credo sia un po' anche fisiologico. No, devo dirti la verità, il mister me l'ha chiesto, io non vedevo l'ora di giocare, quindi gli ho dato il benestare. Purtroppo ho beccato la partita che è storta per tutti Sì, quello è vero. e non sono stato fortunato, però il mister me l'ha chiesto se me la sentivo.
Io assolutamente ho dato il benestare perché non vedevo l'ora di giocare. E purtroppo è andata male. Mi Errori di dispiace. gioventù, Daniele, errori di gioventù. Errore. Gioventù. Vabbè, diciamo che quella partita è andata male per tutti, cioè Sì, hanno giocato no. male tutti, È forse stato un una delle più disastro. brutte Sì, partite della sì. stagione, insomma, non è che la colpa sia soltanto di Marino, che per No, carità assolutamente, ha assolutamente. Anzi, sbagliato. intendevo dire proprio quello, intendevo dire Sì, proprio sì, quello. sì. Diciamo che poi a Daniele vorrei chiedere una cosa. Sì. È una cosa che in realtà è una domanda che ti abbiamo già fatto in passato, no? Però Daniele Marino oggi dovesse giocare magari con l'Avellino. Lo vedresti più come difensore, appunto, o invece quel bel ruolo da play che ti fa ricordare anche, ti rievoca momenti di gioventù? No, non che tu sia adesso, voglio dire, anziano, concedimelo. No, 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 grazie. L'età ce l'ho. Devo risponderti sinceramente. Se mi chiedesse il mister di giocare in porta, giocherei anche in porta. È talmente la voglia di giocare che non mi interesserebbe neanche il ruolo. È normale che giocare mediano c'è un altro ritmo, devi essere preparato. Mi piacerebbe giocare anche lì, perché toccherei più palloni possibili, a me piace giocare sempre con la palla, però in questo istante giocherei veramente dappertutto, attaccante, esterno, da qualunque parte, l'importante è che c'è una palla da rincorrere. Daniele, invece durante l'infortunio ti abbiamo visto sempre comunque vicino alla squadra e ti voglio chiedere quanto è importante oggi Marino, oggi, voglio dire, quanto è importante Marino nello spogliatoio della Virtus Francavilla e voglio chiederti quanto è importante o comunque se credi che ad esempio lo scorso anno è stato il migliore forse degli ultimi anni e quanto è importante per te Francavilla, ecco. Allora, la mia importanza non lo so, spero di essere un aiuto per i giovani e per tutti. Il problema è che quando stai fuori non riesci a dare l'esempio sul campo, che è la cosa che mi interessa di più. L'anno scorso mi sono divertito tantissimo in campo perché si iniziava sempre l'azione da me e quindi toccavo una miriade di palloni. Il mister mi ha dato tanta tanta fiducia e ho fatto una grossa annata. Peccato per il Covid, anche se verso la fine stavo già iniziando ad avere dei problemi al ginocchio. Per me la Virtus ormai è tutto, perché io sono arrivato nel 2018 e col presidente ci siamo detti che volevamo fare un progetto a lungo termine, quindi ad oggi per me è tutto. Io non vedo altre squadre. Se il presidente, io adesso sto in scadenza, se il presidente vorrà, per me non ci saranno problemi. Io la scelta l'ho fatta 3 anni fa, non adesso. Quindi. Daniele, permettimi, faccio un appello anche io, Presidente, rinnoviamo il contratto a Marino, che secondo me è fondamentale, Ah, anche perché, a me piace Daniele. molto quando alza la testa, l'alziamo tutti. Esatto. Io quando alza la testa, lui guardo già la parte davanti per vedere dove va a No, finire il mi viene in mente, non so se hai pallone. visto gli orrori che stanno accadendo in Serie A, in Champions League, con errori in costruzione da dietro clamorosi, e a questo punto mi viene da chiedere, ma Marino forse merita qualche categoria? Sì, Marino secondo me la meriterebbe. E in ogni caso io ti volevo chiedere, Marino, quanti anni ha ancora nelle gambe secondo te? Un 6-7, Non lo so, questo non lo so. L'infortunio un po' mi aveva abbattuto moralmente, mentre adesso con l'aiuto dei miei compagni, soprattutto di Nunzella, che mi è stato molto vicino, mi sto sentendo bene adesso. Adesso mi sto sentendo bene. Fino a quando ci avrò quel fuoco dentro, vorrei giocare. Hashtag Poi. rinnoviamo il contratto a Marino. Aspetta un No. attimo. Ho una cosa da chiedere a Daniele, perché prima ho sentito la parola Covid e Daniele, oggi abbiamo scoperto che il Foggia ha 11 positivi. La Virtus credo che da questo punto di vista sia stata graziata, no? Fin qui, Fino alla settimana scorsa, ecco, per essere speriamo insomma scaramantici. che sia così a lungo. C'è paura ad andare in campo con questo Covid e quanto ne risente anche la testa del giocatore che è costretto ogni tot giorni a fare tamponi e magari scoprire di avversari che 2 o 3 giorni prima sono poi risultati positivi? E quanto è difficile? La paura c'è stata anche col Monopoli, perché sapevamo Sì. che aveva giocato contro la Cavese, e mo infatti del Monopoli
14-15 positivi. Sì. La paura c'è perché non si scherza col virus. E il nostro lavoro è dobbiamo metterci noi stessi davanti. Io prego sempre prima delle partite, prego anche a casa, quindi spero che mi possa preservare il Signore. Speriamo davvero. Ma la paura c'è. Speriamo di uscirne quanto prima tutti, perché è diventata un qualcosa di... Vediamo anche cosa è successo a Vanagore, che è stato anche un mio ex compagno di squadra, e purtroppo il virus ci sta massacrando anche mentalmente. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Daniele, cosa ti aspetti da qui a fine stagione? Dove può arrivare questa Virtus? Lo dicevamo prima, no? La speranza, l'obiettivo è quello di innanzitutto staccarsi dalla parte bassa e poi magari fare un pensierino ai playoff per il quinto anno di fila? Guarda Denis, io lo dissi anche qualche settimana fa alla squadra e anche al presidente, per me la squadra è un'ottima squadra. Se dovessimo fare il risultato ad Avellino non mi sorprenderebbe provare qualcosina in più. Io penso che le qualità della squadra ci sono sempre state, e per me passa molto da Avellino. Se ad Avellino riuscissimo a fare il risultato, secondo me potremmo fare più di un pensierino. E allora adesso, se siete d'accordo, prima di salutarci Daniele, ci vediamo gli highlights dell'Avellino, così poi parliamo anche della partita contro l'Inter. Anche perché ho una piccola cosa da chiederle, insomma, sei il solito momento gossip, quindi preparati. Ok, allora gli highlights di Catania-Avellino. Con un sontuoso 3-1 il Catania batte l'Avellino nell'uggiosa partita del Massimino. Il risultato si sblocca dopo appena 2 minuti, quando direttamente dal calcio di punizione ci prova Andrea Rizzotto da oltre 35 metri e, complice una deviazione, trova il gol del vantaggio per i siciliani. L'Avellino è completamente in bambola e il Catania ne approfitta. Al 33esimo arriva il raddoppio, infatti, contropiede micidiale del Catania, culminato con il bel passaggio di Piccolo per il solito Rizzotto, che controlla bene e non sbaglia, siglando il gol del 2-0. Il Catania però si rilassa troppo e l'Avellino ne approfitta proprio nel finale del primo tempo. Maldonado sbaglia il retropassaggio con Santaniello, che è lesto a frapporsi tra la palla e il portiere, guadagnandosi il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta D'Angelo, che non sbaglia e riapre il match. Nella ripresa gli ospiti ci credono e si vedono annullato anche un gol al 53esimo, quando Silvestri pennella bene in mezzo per Santaniello, che spinge la palla dentro con la testa. Nulla da fare però per il bomber dell'Avellino, partito in anticipo rispetto alla linea difensiva avversaria. I campani non ci stanno e provano in più battute nel finale, ma la difesa del Catania regge bene. In pieno recupero i siciliani la chiudono poi definitivamente. Contatto falloso su Mannè all'interno dell'area, per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto parte Sarau, che non sbaglia e chiude definitivamente il match del Massimino. Il Catania batte 3-1 l'Avellino, che domenica ospiterà la rinnovata Virtus Francavilla. Insomma, i misteri del calcio, il Catania che sembrava in difficoltà alla fine è andato a vincere contro l'Avellino. Che partita è, Daniele, quella di domenica? Sarà una partita molto difficile perché loro vengono da una sconfitta, poi oggi la Ternana ha vinto, quindi si è staccata ancora. Vorranno fare il risultato a tutti i costi, però io credo che davanti troveranno una squadra che ha molta voglia di portare a casa il risultato. Perché la stiamo preparando bene, il mister ci sta allenando benissimo e io credo che domenica sarà una bella partita. E tra le altre cose speriamo ci sia anche adesso un po' di pressione su di loro, dopo quella che ha avuto la Virtus in queste settimane, dover fare il risultato. Adesso speriamo ci sia un po' di pressione sull'Avellino, che sa che nel caso in cui dovesse, insomma, perdere punti, la Ternana sarebbe matematicamente promossa in Serie B. Stefano, l'angolo gossip. Angolo gossip, un momento leggerezza che i nostri telespettatori... Che non è mai stato chiesto da nessuno, però no, c'è un angolo leggerezza. Anarchicamente è stato introdotto in questa trasmissione l'angolo gossip. Allora, Daniele, hai assaggiato tu... Matteo Calcagno ci ha rivelato che Brian Costa, oltre ad essere un buon portiere, è un ottimo cuoco e fa una carbonara che è spettacolare. Uno, l'hai mai assaggiata? Due, hai assaggiato qualche altra prelibatezza di Brian Costa? Tre, chi è poi il compagno con il quale magari sei più addentrato in esperienze culinarie? Parli solo di cibo come Matteo Bottazzo. Purtroppo lì penso che il fisico lo dica.
Prego. Allora, non l'ho mai assaggiata, sono curiosissimo, anche perché Brian non mi ha mai invitato, quindi adesso che ho saputo questa cosa, domani gli metto pure la multa. Ho assaggiato un tiramisù, il tiramisù fatto da Nunzella. Aia. Addirittura. Quindi scopriamo ce l'ha tenuta nascosta. Questa scopriamo un Nunzella pasticcere, quindi. È un Nunzella, sì, malissimo, malissimo. Scherzo, scherzo. Quindi finita la carriera Nunzella, la pasticceria non se la può aprire. No. Assolutamente no, gli consiglio di continuare a giocare a calcio. Daniele, grazie mille per essere stato con noi, in bocca al lupo per domenica. Grazie a voi. Va bene, grazie. Ciao, per grazie a Daniele detto, Marino, ciao. Difensore e capitano della Virtus Francavilla. Daniele, Stefano, una bella chiacchierata con un veterano che da quanto vi stiamo dicendo speriamo ci sia Marino prima o poi. Sì, è vero. Tra l'altro ringraziamo anche Fabiano Iaia, l'addetto stampa, che ci ha permesso di avere ai nostri microfoni Daniele Marino. Che partita ti aspetti tu contro l'Avellino? Perché siamo quasi in chiusura. Quindi... Mi aspetto un Avellino che sicuramente vorrà riscattarsi dopo la sconfitta di Catania, anche soltanto per non essere lui ad essersi, diciamo, ad abbandonarsi alla promozione diretta della Ternana, che comunque non arriverà magari domenica, arriverà quella successiva. Però, come ha detto anche Daniele, la Virtus va lì sapendo che non ha nulla da perdere, perché sta andando ad affrontare la seconda della classe, e quindi te la giochi, perché poi dovesse arrivare un risultato positivo. Io sono d'accordo con lui quando dice che tutto passa da Avellino per dei sogni playoff. Sono d'accordo, perché se tu vai a fare il risultato, metti caso, è la migliore delle ipotesi, fai 3 punti ad Avellino, diventa tutto molto interessante. Ma guarda, io ripartendo da un'ultima conferenza di Trocini, quella credo pre-Foggia, anche un punto secondo me sarebbe d'oro per continuare a muovere la classifica. Non so se abbiamo la grafica dei prossimi impegni della Virtus Francavilla, anzi degli ultimi impegni della Virtus Francavilla, eccola qui a cura di Luigi Franco, ci tenevo a dirlo perché si è messo a disposizione. Allora vediamo: Avellino, Cavese, Bisceglie, Viterbese e Palermo, insomma ci sono credo un 2-3 partite, forse /4 alla portata. Forse quella un pochino più ostica è contro il Palermo, no? Se non vado oltre a quella con l'Avellino, ovviamente. Sì, però sì. Poi ci sono quelle tre, tra le altre cose, la Virtus ne gioca 3 in casa, nelle ultime 5. Sì, poi considera che però Cavese, Bisceglie e Viterbese... Con la Viterbese potrebbe essere decisiva, perché Viterbese è lì. Sì. C'è l'aspetto qui entra in campo, secondo me, l'aspetto psicologico. Tu vai ad Avellino... Come stai vedendo, cioè domenica si va ad Avellino e vai giocando anche in maniera sfrontata, perché sai che non hai nulla da perdere. Se perdi, nessuno ti può dire nulla, a meno che non ne prendi 10, chiaramente. Poi c'è la Cavese, il Bisceglie e la Viterbese, e lì veramente bisogna vedere il carattere di questa squadra, che deve stare sul pezzo, non pensare che il risultato positivo guadagnato a Teramo, e speriamo anche quello ad Avellino, significa che questa sia una squadra che adesso abbia risolto tutti i suoi problemi. I problemi di questa squadra ci sono ancora e se li porterà dietro fino a fine stagione, però bisogna cercare di colmarli in qualche modo, e quindi credo che tenendo alta l'asticella dell'attenzione si possa fare un buon finale di stagione. E allora sì, ce lo auguriamo tutti. Vedo Daniele Maggio, abbiamo forse Daniele Maggio in collegamento. Ciao Daniele, buonasera. Buonasera Dennis, buonasera Stefano, buonasera. Non sento l'audio di Daniele Maggio. Daniele, ci sei? Riproviamo un secondo. Prova. Eccolo. Come stai Daniele? Tutto bene. Voi, tra l'altro non va? Sei qui, abbiamo rispettato la zona rossa, solo per questo motivo. Sì, problemi insomma logistici, scelta tecnica, sono rimasto proprio scelta tecnica, però sei stato convocato anche questa settimana. E allora ti chiedo che partita ti aspetti tu contro l'Avellino, e poi facciamo anche un piccolo passo indietro per tornare a parlare del nuovo allenatore. Daniele. Guarda Dennis, sicuramente sarà una partita difficile quella ad Avellino. Ricordiamo che questo è un dato, di cui tener conto: l'Avellino in casa non perde dal 13 dicembre 2020,
quando la capolista Ternana è tornata a casa col bottino pieno. Non sarà semplice per la Virtus Francavilla affrontare una squadra che comunque nelle ultime settimane è apparsa in forma smagliante. È vero, viene da una sconfitta per 3-1 sul campo del Catania, però l'abbiamo vista giocare al Giovanni Paolo II quest'anno. È una delle cose più attrezzate di questa stagione. Cosa deve fare la Virtus Francavilla? Secondo me è saper gestire i momenti chiave della partita, tenere insomma duro rispetto agli attacchi dell'Avellino. Non dico di fare una partita completamente conservativa, di essere sul pezzo, di stare concentrati per tutti i 90 minuti, perché solo così, solo giocando con la testa, puoi diciamo tenere a bada una squadra così forte. In più dobbiamo tener conto del fattore mentale, perché la vittoria di Teramo per il Francavilla è stata sì molto importante dal punto di vista della classifica, però ti permette, diciamo, di affrontare questa trasferta con più spensieratezza, senza la necessità di fare per forza la prova cioè la super prova, la super partita. Sai benissimo di affrontare una squadra forte, te la giochi fino alla fine utilizzando le tue risorse, poi come va va. Daniele, prima di salutarci, perché siamo quasi arrivati in chiusura, anzi siamo arrivati in chiusura, rubiamo un minutino. Ti volevo chiedere in merito alla scelta tattica di Colombo. A te piace la tattica, lo sappiamo, di Non so affidarsi a quanto ne Delpino a destra capisco. con Giannotti Mezzala. Secondo te è una cosa che potremmo rivedere o credi sia stato più per necessità, avendo Cecua non disponibile, avendo Castellani squalificato? Ecco, ti è piaciuta questa mossa? Diciamo che è una mossa che io non mi aspettavo personalmente, perché Delvino abbiamo sempre visto come uno dei tre centrali della difesa del Francavilla, no? Fa il terzo di destra Delvino. Colombo l'ha rimesso come quinto in una posizione che lui aveva ricoperto all'Alessandria proprio quando Colombo era alla guida di questa formazione. Giannotti è un jolly, un centrocampista che ha gamba, che può giocare lì in quella zona. Secondo me è una mossa che ci sta. Una mossa che ci sta perché quando tu vai ad affrontare certe squadre che praticano un calcio propositivo, che hanno grande padronanza del palleggio e utilizzano spesso le corsie esterne come ha fatto il Teramo, in qualche modo devi cercare di stare attento e tenere a bada gli attacchi in quelle zone, in quella zona del campo. Daniele Maggio, inviato dalla Virtus Francavilla per la Gazzetta dello Sport, grazie e scusaci se ci siamo un po' ridotti proprio al lumicino, ma è stata un po' una gran bella chiacchierata con Daniele Marino. Grazie a Daniele Maggio. Grazie a te, Dennis. Un saluto a Stefano, al dottor Stefano, e un saluto ai Grazie nostri Daniele, grazie. Hai fatto bene a telespettatori. ricordarlo. Facciamo gli auguri anche al buon Stefano Di Bella, che si è laureato in, no, Comunicazione. in scienze della Scienze della comunicazione. comunicazione, Con ma noi voto? 102. Abbiamo visto anche il servizio nel nostro TG Sport. Questo non ti, voglio dire, non ti caricare adesso. Andiamo No. avanti, pensiamo alla prossima partita della Virtus Francavilla contro l'Avellino. Ci sarai di nuovo tu a raccontarla, speriamo non nel freddo di Teramo. Mamma mia, ho fatto un freddo a terra, ma è una cosa pazzesca. Avevo cappellino e Tra l'altro guanti. si è fatto male anche Si l'arbitro, è fatto male credo. anche l'arbitro, che sembra una situazione veramente tragicomica in quella partita, perché cappellino e guanti, avevo ancora freddo. Pensate che poi quando mi sono alzato non mi sentivo più le ginocchia. Certo, non sarò uno sportivo, però insomma, Ma faceva. quello l'abbiamo notato. Diciamo che sono uno sportivo culinario, ecco, più che Sì. altro. Lo aggiungiamo alle cose di Sono uno cui, sportivo insomma. sintomatico. Siamo arrivati in chiusura, siamo arrivati in chiusura. Grazie a Stefano Di Bella. L'appuntamento Grazie, Dennis. con Passione Biancazzurra torna martedì prossimo, mercoledì prossimo.
yeah, it's take time to realize.